Diretta, siamo ritornati, bentrovati mattina con noi, bentrovati nello spazio dedicato al benessere mentale, in un momento storico in cui aumenta l'indipendenza negli uomini e nelle donne, è importante imparare a bastare a se stessi, cioè essere felici con quello che si ha. Secondo alcuni, quello di bastare a se stessi è un falso mito. Secondo altri, invece, il grande obiettivo che ognuno di noi dovrebbe raggiungere, vista l'incertezza relazionale in cui spesso l'essere umano si trova, come fare? Noi abbiamo chiesto una mano a Umberto De Marco, personal coach e ipnotista, che intanto saluto. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno Annalisa, buongiorno. Umberto De Marco, ha una pagina social dove scrive dei contenuti interessantissimi che io vi segnalo e vi consiglio di leggere, non solo sul tema che tratteremo questa mattina, ma anche su tanti altri argomenti come l'affettività, l'amore. Questa mattina siamo sul bastare a se stessi, Umberto De Marco. Come fare se si può fare? Si può fare, in realtà, come tu hai detto, esiste proprio una posizione strana, nel senso che da un lato noi dobbiamo bastare a noi stessi, ma dall'altro lato ci troviamo nella condizione di essere delle creature sociali che hanno bisogno di affetto, di relazioni. E queste due posizioni paradossalmente sembrano inconciliabili. In realtà, però, sono sulla stessa linea e noi dobbiamo imparare a trovare l'equilibrio. Quindi non si tratta tanto dire o basta stesso oppure una vita di relazione, ma trovare il perfetto equilibrio tra questi. Eh sì, dove la vita di relazione deve essere sicuramente una vita positiva, in grado di dare soddisfazione. Per alcuni quello di bastare a se stessi è un falso mito, proprio per il motivo che lei sottolineava, cioè che siamo animali sociali. Invece, secondo lei si può fare. Come fare? Allora, bisogna partire da un principio abbastanza semplice. Noi siamo le creature viventi a questo mondo più dipendenti, nel senso che un cagnolino, un gattino, un qualunque animale, dopo qualche mese di vita, diventa completamente indipendente, ovvero non ha più bisogno della mamma e del papà per poter sopravvivere da solo. Noi esseri umani ci mettiamo molti anni per arrivare a questo tipo di indipendenza e neppure ci arriviamo in realtà, perché vivendo tanto tempo nella condizione di bambini e di adolescenti, impariamo comunque per tanti anni a dipendere dagli altri. Esiste in analisi transazionale una suddivisione dell'essere umano in tre, diciamo, sottocategorie che appartengono ad ognuno di noi: l'adulto, il genitore e il bambino. Dentro di noi c'è un bambino spaventato che ha paura di restare da solo, perché nel momento in cui dovesse restare da solo sarebbe totalmente incapace di sopravvivere. Ma allo stesso tempo dentro di noi c'è anche un adulto che sa tranquillamente come essere indipendente e quindi se la può cavare benissimo da solo. Quello che noi dobbiamo imparare è come rassicurare questo bambino e aiutarlo a crescere e a diventare un adulto funzionale. Purtroppo il mondo che ci circonda ci insegna a fare l'esatto opposto. Ti faccio un esempio molto semplice. Pensa alle serie televisive. Nelle serie televisive normalmente vengono descritti questi amori folli, io non posso vivere senza di te, amori tormentatissimi che fondamentalmente sono le narrazioni con cui noi ci affacciamo al mondo e diventano per noi quasi una mappa nella quale muoverci. C'è un problema se, ad esempio, in Friends la storia tra Ross e Rachel è così travagliata e va avanti tra alti e bassi, non è perché quella deve essere un punto di riferimento, ma perché gli sceneggiatori ne hanno bisogno affinché la serie televisiva vada avanti. Vado Ma avanti. se noi iniziamo a pensare che la nostra vita debba essere come quella di un film, ecco che ci stiamo facendo convincere da una struttura narrativa commerciale e la stiamo sostituendo a quella che dovrebbe essere una posizione Eh sana, sì, essenziale. anche perché abbiamo imparato che la realtà è tutt'altra cosa. Prima, dottor De Marco, lei parlava del bambino spaventato di stare da solo nel mondo, forse spaventato perché ha conosciuto l'essere umano e ha conosciuto la delusione. È questa l'origine della paura?
Abbiamo due tipi di paura. La prima è naturale, cioè il bambino sa che da solo non può sopravvivere. Prendi un bimbo di 2 anni, di 3 anni, di 6 anni, da solo non ce la può fare. Poi è ovvio che all'interno di una famiglia dove nessun genitore ha seguito un corso per essere un bravo genitore e che a sua volta è stato un bambino che ha ricevuto una ferita, magari arrivano messaggi contraddittori dove impara a dire se questa fonte mia di affetto non è stabile. Comincio ad avere paura. Se mia mamma mi sgrida e mi dice che sono cattivo e mi fa temere di non volermi bene se faccio il cattivo, allora io vado bene solo quando mi comporto nel modo in cui dice mia mamma. Ed è ovviamente che questo è un ragionamento da bambino ed è giusto che il bambino provi queste emozioni. Il problema è quando diventiamo adulti e continuiamo a portare dentro di noi questo bambino. E ragionare come bambini, là inizia ad essere pericoloso. Di oggi è proprio non potete mai trovare a fare i conti con quello che sia Marco, e abbiamo anche imparato che l'essere umano più ha, più vuole avere. Se ha un lavoro, vorrebbe una situazione migliore, se possiede delle cose, vorrebbe possederne delle altre, e alle volte questa ricerca della felicità sembra essere una chimera. Questo è un bug del nostro cervello. Ti faccio anche qua un esempio pratico. Se tu devi ricordare i momenti tuoi di felicità, è molto più difficile rispetto a ricordare i momenti di infelicità. Questo è un motivo molto semplice perché la nostra mente vuole proteggerci dal dolore e quindi ce lo fa ricordare molto di più. È più facile per un bambino ricordare quando ha messo la mano sul ferro da stiro e si è scottato, piuttosto che ricordare il sapore di una caramella molto buona. Questo perché il cervello dice ricordati che non devi mettere la mano sul ferro da stiro, perché altrimenti questa cosa potrebbe essere pericolosa. Dato che con la caramella non c'è lo stesso pericolo, il ricordo diventa molto più affievolito. Quindi in realtà potremmo dire, volendo dare anche una regola generale, che se noi vogliamo iniziare a bastare a noi stessi, dovremmo iniziare a fare un processo di educazione che parte dalla gratitudine. Nel senso che noi molto spesso non siamo grati di quello che abbiamo perché la nostra mente è orientata sempre più verso quello che non abbiamo. Ma in realtà se ci guardiamo intorno abbiamo miliardi di cose di essere grati. Il fatto di avere un tetto sopra la testa, l'acqua corrente in casa, i riscaldamenti, che non sono cose scontate. Abbiamo degli affetti che ci sono stati vicini almeno in un momento della nostra vita. Poi questi possono non essere durati in eterno, questi possono averci deluso. Ma ci sono stati per un breve momento della nostra vita. Il problema è che tendiamo a privilegiare la delusione piuttosto della felicità. E quindi una delle cose che io faccio fare spesso ai miei clienti è proprio un atto di educazione verso il notare ciò di cui sono grati e l'accettare il fatto che ciò che oggi ci ha dato piacere, da un giorno all'altro ha la libertà di andarsene. Il nostro miglior amico, che fino a quel momento è stato di una bontà enorme, un giorno potrebbe cambiare modo di pensare e comportarsi come una carogna, ma questo non cancella il bene che ci ha fatto prima di essersi comportato male. Vabbè, diciamo che il cambiamento è una costante nella vita di ognuno di noi, quindi i rapporti che hanno funzionato possono smettere di funzionare e viceversa, possono ritornare buone relazioni. Per questo ci sono dei momenti in cui bastarsi non è semplicissimo, insomma. Anche la regola della gratitudine, quella di applicare, insomma, la regola della gratitudine a certe volte sembra non essere sufficiente. Nì, nel senso che c'è proprio una questione di educazione. E pensa a quante volte noi durante la giornata ci lamentiamo nella normalità dei fatti con noi stessi o con gli amici di quello che non abbiamo. Quando facciamo questo è come se creassimo delle connessioni neurali e più ci pensiamo, più queste connessioni neurali diventano forti. Il nostro cervello però è abitudinario, quindi una volta create delle connessioni neurali tende a replicare se stesso. Di conseguenza, se noi vogliamo cambiare questo punto di vista, purtroppo non è necessario essere grato una volta oppure ogni tanto. Dobbiamo metterci proprio scegliendo di prenderci magari 5 minuti tutti i giorni a sentire davvero la gratitudine. È un po' come quando noi vogliamo metterci in forma e andiamo in palestra. Non possiamo andarci una volta oppure 2 o 3 volte al mese.
dobbiamo farlo quotidianamente, solo in quel caso il nostro corpo cambia. Allo stesso modo, per la gratitudine, non possiamo pensare che solo una volta vada bene, magari una volta ci fa stare bene, ma se vogliamo cambiare quelle connessioni neurali disfunzionali, dobbiamo prenderla come abitudine. E in fondo è un'abitudine piacevole, perché da persona che pratica la gratitudine quotidianamente, ti posso assicurare che 5 minuti al giorno, stare in silenzio e dire grazie alle piccole e grandi cose che si hanno, è un qualcosa che fa stare bene già nel momento presente. Poi dopo un mese che si fa questo piccolo investimento di rilassamento, perché sono 5 minuti al giorno, ecco che iniziamo a vedere dei piccoli cambiamenti e ci accorgiamo di alcune cose che magari sino a quel momento ci sembravano invisibili, ma c'erano e finalmente le cominciamo a notare. Gratitudine, c'è anche chi consiglia un diario della gratitudine, chi consiglia di appuntare ogni sera le 5 cose belle, della giornata, così da ricordarle e dare valore. Umberto De Marco, abbiamo detto che lei è coach e ipnotista, chi può aiutarci nella vita a essere felici? Come riconoscere buone relazioni? Lei alcuni giorni fa sul suo profilo social faceva una differenza tra quelli che vanno al supermercato e comprano l'aceto pensando di aver comprato il vino e quelli che invece riconoscono il vino e bevono bene. E la metafora mi piace anche per quello che riguarda le relazioni, come riconoscere le buone relazioni che credo siano funzionali al desiderio e alla voglia di imparare a farsi bastare la vita che si ha. Ci sono due, diciamo, momenti da prendere in considerazione. Il primo momento è intimo e personale, nel senso che dobbiamo accettare il fatto che il nostro partner non sarà un genitore e soprattutto il nostro partner non è la persona che si deve occupare delle nostre fragilità. Questa è una concezione molto fiabesca che ha radici in favole come Biancaneve e Cenerentola o nel principe che salva la dama dal drago. Ma nella realtà dei fatti noi dobbiamo capire che noi abbiamo delle fragilità, abbiamo delle insicurezze e queste sono sotto la nostra responsabilità. Questo è il primo passaggio, perché altrimenti saremo noi, in primo luogo le persone tossiche, che buttano sugli altri i propri bisogni, le proprie necessità. Il secondo passaggio è avere chiaro quello che noi vogliamo da una relazione tra adulti e non tra bambini insicuri. Una volta che noi abbiamo chiaro cosa vogliamo da una relazione, diventa molto semplice. L'esperienza che sto vivendo con la persona che ho accanto in questo momento è un qualcosa che mi fa stare bene? È un qualcosa che mi fa crescere? Oppure la sto tenendo accanto perché ho paura della solitudine o perché mi soddisfa alcune insicurezze che non riesco a gestire da solo? Nel primo caso ci troviamo in una relazione che va bene. Nel secondo caso, siamo all'interno di una relazione tossica che noi in primo luogo rendiamo tale. Scegliere bene e cercare di capire quanto i rapporti che abbiamo intorno ci danno quello che noi vogliamo, quello che noi stiamo cercando nell'altro e comunque nel rapporto. L'ipnosi, Umberto De Marco, quanto aiuta l'ipnosi a stare bene con se stessi? La risposta breve è tantissimo, perché l'ipnosi è uno stato molto piacevole nel quale noi mutiamo la nostra mente logico-razionale, che per la cronaca è la nostra mente più buggata, più fallace, rappresenta l'uno, lo 0,0001% della nostra totalità dell'attività mentale che abbiamo, e proprio perché quando siamo in ipnosi andiamo a mutare la nostra mente logica. Quello che succede è che è possibile, utilizzo una metafora un po' vecchia, sovrascrivere dei programmi nuovi che ci aiutano a pensare e ad agire in modo diverso. E normalmente noi abbiamo ad esempio, ho parlato della gratitudine, ma è sicuro che tra le persone che ci guarderanno, solo uno 0,1% farà questo esercizio di gratitudine per un mese. Ma perché non lo fa? Perché ha tanti preconcetti. Tanti modi di pensare già iscritti. Oppure non ha tempo nell'arco della giornata a trovare 5 minuti per se stesso, non riesce, quindi dimentica altre cose da fare, sono tanti i motivi. Ah, su questo non sono d'accordo, perché 5 minuti nella giornata chiunque li può trovare.
Cioè, non avere 5 Non minuti, voglio d'accordo. capire che sei Elon Musk, ma se non hai 5 minuti anche prima di andare a dormire, quando ti metti a letto e normalmente ci rigiriamo nel letto pensando alle cose brutte della giornata, anche trovarlo in quel momento, piuttosto che focalizzarci sulle nostre ansie, ci mettiamo e pensiamo alla gratitudine, già quello è un buon modo per Fantastico, addormentarsi. sì, modo per aiutarci. L'ipnosi, Umberto De Marco, secondo me è molto poco conosciuta. Noi quando parliamo di benessere mentale parliamo per lo più di incontri con psicologi, psicoterapia. Esiste anche l'ipnosi, ma se ne parla pochissimo. Abbiamo dei video, regia, che possiamo far vedere così per rendere meglio l'idea e spiegare ai nostri telespettatori che cos'è l'ipnosi. Vediamo i contenuti, poi torniamo in studio. Andata? Senti più tranquilla? Sì, Dal canale YouTube del nostro esperto Umberto De Marco, momento di ipnosi. Durante l'ipnosi i pazienti dimenticano. Che cosa succede esattamente, dottore? Allora, esistono varie reazioni perché noi siamo persone diverse. Quindi c'è chi entra in uno stato molto simile a quello del sonno e come a volte succede quando si dorme, dimentica. Entra semplicemente in uno stato di profondo rilassamento. Quello che però accade in entrambi i casi è che appunto il nostro fattore critico, la nostra mente che giudica, se ne va. E quindi noi possiamo prendere in considerazione la realtà da un punto di vista acritico e se questa realtà piace al nostro inconscio, la trova positiva, la trova utile, ecco che l'accetta. Se invece il nostro inconscio dice no, quello che mi stai proponendo non mi piace, non va bene, la rifiuta. Quindi questo è anche un modo per sfatare il mito, ma in ipnosi si può far fare alle persone ciò che non vogliono? No, perché il nostro inconscio è molto più saggio ed è molto più sveglio della nostra parte logica. Quindi sta molto Addirittura attento ad accettare solo le suggestioni positive. arrivano dall'inconscio. Cosa c'è di diverso rispetto alla psicoterapia? Allora, bisogna fare una distinzione. In realtà, nel resto solo in Italia l'ipnosi è legata alla psicoterapia. Nel resto del mondo il percorso di ipnoterapeuta è un percorso che non passa neppure per la facoltà di psicologia. Poi ci sono psicologi e psicoterapeuti che utilizzano anche l'ipnoterapia, ma in realtà sono due percorsi che vanno parallelamente. Quindi se parliamo di terapia psicologica con l'ipnosi, in realtà non c'è alcuna differenza. Se parliamo invece di ipnosi per la performance, per il benessere, per il rilassamento, in realtà si parte dall'idea che l'inconscio vuole il nostro bene. Quindi, se stimolato, noi possiamo guidare il nostro inconscio a fare le scelte giuste. Quindi non è tanto l'ipnotista che dà degli ordini all'ipnotizzato e lo fa cambiare, ma l'ipnotista negozia con l'inconscio, gli dice: ti faccio provare queste piccole cose, vediamo se ti piacciono. Se all'inconscio piacciono, perché ha un'esperienza emotiva positiva, ecco che le Beh, accetta e sembra un quindi piano tenderà a molto più replicarlo. profondo della psicoterapia, Umberto De Marco, così come lei lo racconta, sembra che comunque il paziente entra in stretto dialogo, stretto contatto con l'inconscio e si fa guidare completamente dall'inconscio. Sembra che sia un po' più profondo. Diciamo che sono strade diverse, nel senso che, ad esempio, nell'ipnosi, per quanto diciamo, l'immaginario comune vede l'opposto, si fa molta poca analisi, nel senso ci fa poca ricerca del passato.
Questo perché interessa semplicemente che la persona inizi ad avere un atteggiamento più positivo, cioè più quell'approccio creato da Seligman della psicologia positiva, cioè andare verso le cose che fanno stare bene. E c'è una profondità perché la persona entra in contatto con l'inconscio, ma è ovvio che una volta riemerso dallo stato di trance può tranquillamente ritornare sui suoi passi se non si è lavorato bene, oppure se fa delle esperienze tra virgolette, che correggono in modo negativo la sessione di ipnosi che c'è stata. Quindi, diciamo, non voglio paragonarle per dire chi è più profondo e chi meno. Sicuramente con l'ipnosi io ho notato che in quattro incontri il soggetto riesce ad avere dei buoni risultati proprio di cambiamento di atteggiamento mentale. Quindi già in quattro incontri la persona ha un atteggiamento più positivo, inizia a notare tutte quelle piccole sincronicità che gli dimostrano che comunque la vita può andare nella direzione che desidera. E E c'è comunque comunque anche un dialogo impara, diverso. certo, impara a dare valore agli aspetti positivi della propria esistenza, che abbiamo detto sono il presupposto di partenza per imparare a bastare a se stessi, cioè ricordarsi che cosa si ha di bello e dare valore a quello che si è costruito, insomma, nella propria esistenza di bello e positivo, Umberto De Marco. Solo che questo rapporto con l'inconscio stretto, da un lato sembra essere più interessante, dall'altro più rischioso, perché se l'inconscio mi dice di fare delle cose particolari, non lo so, troppo impulsive, può essere anche rischioso per certi aspetti. È successo mai qualcosa di strano durante una seduta d'ipnosi, durante una delle sue sedute d'ipnosi? Qualche volta una delle cose che succede è che la persona, specialmente se la mando in trance molto velocemente, come nei video che hai mostrato, quello che accade è che la persona urla tantissimo, il che è un problema più che altro per i vicini del mio studio. Ma questo è una liberazione, nel senso che vuol dire che quella persona in quel momento aveva tanta roba dentro e che è uscita per la prima volta dopo tanto tempo. Queste sono le cose più strane, oppure magari a volte può succedere che la persona non si voglia risvegliare perché sta così bene nello stato di trance e quindi dici conterò da 1 a 3, a 3 aprire gli occhi e non li apre. Anche qui è una cosa positiva perché ci sta dicendo che quella persona ha bisogno ancora di stare lì. Quindi poi ovviamente ci sono Addirittura delle, sì, poi ci sono delle tecniche esperienze, specifiche che chissà ce la quante fanno, ne avrà sì. da raccontare. Insomma, lei è veramente un grande appassionato, è un grande esperto, grande professionista d'ipnosi. Insomma, dai suoi racconti emergono storie di pazienti che comunque la emozionano in qualche modo anche nelle reazioni durante le ipnosi. Abbiamo qualche altro contributo, regia? Vediamo. Sull'ipnosi, avevamo un altro video, mi sembra, vediamo. Allora, facciamo anche un'altra cosa simpatica. Ti chiedo di girare le dita così velocemente e farlo al contrario, più veloce. Più veloce, al contrario, più veloce, al contrario, dormi giù, scendendo giù, tranquilla, molle, rilassata, sentiti bene, scendi sempre più in profondità, sentiti completamente a tuo agio, vai giù, vai giù, vai giù, sentendo una profonda sensazione di calma e di gioia, lasciati completamente sprofondare. E sentiti bene. Tra un attimo conterò da 1 a 3 e quando aprirai gli occhi ti renderai conto che dietro il cellulare ci sta l'attore o il cantante che più ti piace. Conterò da 1 a 3 e a 3, aprendo gli occhi, resterai sorpresa, sconvolta, incredula del fatto che proprio dietro il cellulare ci sta l'attore e il cantante che tu desideri e ti piace di più. Quindi te lo do 1 a 3 e a 3 potrai aprire gli occhi e lasciarti completamente sorprendere e meravigliare. 1, 2, 3.
Dal canale YouTube di Umberto De Marco, l'ipnosi. Abbiamo così voluto dare un'idea di quella che è una seduta ipnotica, come per gli esercizi legati alla gratitudine, come per la psicoterapia. Credo anche che per l'ipnosi, dottor De Marco, sia necessario fare un percorso, cioè una seduta non è sufficiente a sciogliere i nodi che il paziente dovrebbe sciogliere. Assolutamente no, perché in realtà si tratta sempre di un percorso. Come abbiamo detto, le reti neurali sono molto forti e quindi c'è bisogno di sovrascrivere più volte, diciamo così, per riuscire a eliminare i vecchi legami e crearne di nuove. Quello che per mia esperienza personale ho potuto notare è che già dopo 4 incontri la persona comincia ad avere un atteggiamento completamente diverso. Però rispetto ai video che ho mostrato, io ci tengo a dire una cosa, perché altrimenti si rischia di non comprendere bene che cosa è l'ipnosi. Quello che io mostro nei video sono le cosiddette tecniche dimostrative che si utilizzano anche sul palcoscenico o in ipnosi di strada e servono proprio a dimostrare l'ipnosi. Poi, ad esempio, quando una persona viene a lavorare con me, è difficile che gli dia delle allucinazioni oppure la faccia svenire così come visto appeso morto sul divano. Il problema però è che se io mostro l'ipnosi per quello che realmente è, senza fare queste dimostrazioni spettacolari, le persone non la riconoscono. Quindi è necessario far vedere queste cose per far comprendere l'ipnosi. In realtà, il più delle volte potresti vedere la persona che lavora con me stesa sul divano, tranquilla, che si lascia andare e non fa assolutamente nulla di strano, anzi, al massimo sembra dormire o sembra semplicemente molto, molto rilassata. Sta in contatto con se stessa, che non è poco. Se volete recuperare altre informazioni potete dal canale YouTube. Sì, che tra poco concludo. Quanto all'ipnosi, ha parlato di spettacolarizzazione, dottor De Marco. C'è il famoso Giuca Scasella che ha ipnotizzato tante personalità dello spettacolo e forse arriva da lui il concetto di ipnosi. Insomma, quando pensiamo all'ipnotizzazione pensiamo a lui, invece i suoi esempi sono un po' più reali. Grazie per il suo contributo, a risentirci presto, buona Grazie giornata. a te Annalisa, buona giornata. E buon lavoro in chiusura. Vi ricordo che tra poco ritorna Tommaso Franchi che è già pronto e noi ci vediamo alle 11 per la conclusione di Mattina con noi di oggi.